Grazie Presidente. Oggi più che mai, in questo periodo di crisi economico-sociale che ha colpito in maniera forte tutto il settore culturale e, come è evidente agli occhi di tutti, il sistema produttivo nazionale, dove le diverse realtà, giorno dopo giorno, cercano di fatto di sopravvivere, sentiamo in maniera forte, più che mai, il bisogno di ascoltare i nostri cittadini, ascoltare i nostri lavoratori, uomini e donne sulle quali la pandemia ha fatto calare il sipario, soffocando di fatto un intero settore. Questa amministrazione oggi più che mai vuole dare voce a queste persone, vuole dare voce al comparto culturale e vuole individuare insieme a queste una soluzione. Mi hanno chiesto in questa settimana più volte per quale motivo, dopo questo consiglio straordinario, io abbia convocato una commissione lunedì. E a queste persone rispondo proprio per avere un'occasione in più, e non sarà l'unica, di dibattito e di confronto con le istituzioni, proprio per cercare insieme delle soluzioni che possano, nel rispetto delle normative di legge, venire incontro alle esigenze di tutti i lavoratori, di tutti i cittadini. Come previsto dalla legge 81 del 2019 del nostro ex ministro alla cultura Bonisoli, vogliamo gradualmente arrivare a stabilizzare il personale precario. Come sapete, nel 2014 la legge Brai ha di fatto attivato un percorso di risanamento per il Teatro dell'Opera. Ricordo che nel 2008, nel 2009, nel 2013 sono stati tre esercizi di bilancio con grandi e gravi perdite, in cui di fatto è stato depauperato il patrimonio della Fondazione in tutto di 30 milioni di euro. Io lo voglio ricordare, 30 milioni di euro, un valore della produzione netta fortemente negativo e anche dovuto a un profondo squilibrio di bilancio. Conseguenza poi naturale, se vogliamo, è stata, ahimè, anche sulle spalle dei lavoratori del Teatro dell'Opera, per cui si è arrivati a 113 unità in meno. Poi, da qui in poi, dopo questi anni, si è cambiato andamento e, nonostante i contributi pubblici siano fortemente diminuiti, parliamo di 6,7 milioni, non di spicci, ma di 6,7 milioni di euro, negli ultimi 10 anni la capacità produttiva è notevolmente aumentata e arriva a dire in particolare che tra il 2013 e il 2019 il sistema Punti FUS ha riconosciuto un incremento dell'80,7% della produzione. Tra il 2016 e il 2019, in particolare, si evidenzia questa inversione di rotta e si individua un livello di dotazione organica che di fatto permette di raggiungere elevati livelli di produzione, in un quadro in cui veramente il 2018, sotto questa amministrazione, rappresenta il picco produttivo, con il mantenimento, che non è cosa da poco, degli equilibri
economici, finanziario, equilibrio economico-finanziario di tipo virtuoso. Veramente oggi ci tengo a ringraziare la sindaca, il sovrintendente, i sindacati qui presenti, ma i sindacati tutti, ma e tutto il comparto dei lavoratori del Teatro dell'Opera, l'assessore qui presente alla cultura, Lorenza Fruci, e tutto l'Aula con il Presidente dell'Aula, perché hanno permesso il confronto possibile oggi, un'altra occasione di confronto, e per la disponibilità dimostrata da tutti questi attori nel voler andare insieme a collaborare per individuare delle soluzioni che potessero essere trovare un equilibrio fra le normative e le esigenze dei lavoratori. Riconosco l'impegno veramente di tutti e vi ringrazio di cuore per questo. Ricordo che la sindaca, prima della pandemia, riconoscendo il miglioramento delle performance sia a livello economico che di produzione, di qualità del Teatro dell'Opera, ha voluto riconoscere i contributi, i premi di produzione di tutti i lavoratori, ringraziandoli per l'immenso e l'importante lavoro svolto. Ecco, ancora oggi io voglio unirmi a quello che è l'indirizzo della sindaca nell'andare a riconoscere e ringraziare i lavoratori che non si sono mai fermati e che si impegnano ogni giorno, quotidianamente, affinché la qualità del prodotto artistico-culturale sia ai massimi livelli, proprio per la grande passione che riservano per l'opera lirica sinfonica. Ricordo che Laura ha chiesto e ottenuto che non si ricorresse più al FIS e, come ha ricordato il sovrintendente, diversamente da altre realtà, fondazioni liriche sinfoniche italiane, in cui in questo momento si trovano in FIS, e mi dispiace perché avrei voluto vedere che avessero seguito l'esempio di Roma Capitale, del Teatro dell'Opera di Roma, finalmente siamo arrivati all'obiettivo di non andare più in FIS, non mandare più in FIS ai lavoratori, come riconoscevamo giusto. E voglio ricordare il rinnovato, come diceva il sovrintendente, senso del Teatro dell'Opera verso l'indirizzo pubblico, quindi sia delle realtà che delle opere, della promozione delle attività sul territorio tutto di Roma Capitale, dall'Opera Camion, che ovviamente ha visto dove possibile, dove congeniale, insomma, con quanto previsto dai protocolli sanitari, insomma, una diffusione sulle realtà romane, ma anche a livello nazionale abbiamo dato a tutti i cittadini italiani la possibilità di seguire quella che è la realtà produttiva, culturale, di qualità riconosciuta a livello internazionale del Teatro dell'Opera di Roma. Ecco, mi unisco anch'io nella promozione, insomma, del ricordo dello scenografo Maurizio Varano, e ringrazio, insomma, l'onorevole per averlo ricordato oggi, ed è importante che si facciano questi passi. E con l'occasione ricordo, insomma, che anche la Commissione sta seguendo proprio quella che è la realizzazione del polo dell'artigianato all'interno dei magazzini del Quarticciolo di Roma Capitale, cosa che ci permetterà anche di sgravare il bilancio del Teatro dell'Opera da fitti passivi. Insomma, vorremmo andare a realizzare un centro dell'artigianato, delle arti e dei mestieri del Teatro dell'Opera, sempre più importante, straordinario e riconosciuto in tutto il mondo per la capacità unica che ha nella produzione delle opere liriche sinfoniche. Poi una scuola del Teatro dell'Opera che andremo a realizzare in ottavo municipio. E poi ricordo che anche
sulla zona, insomma, della Palmiro Togliatti, sulla Collatina, andremo a realizzare uno spazio, insomma, che spereremo di gestire con la realtà del Teatro dell'Opera. Quindi questo per concludere, in coerenza e in continuità con quanto attuato da questa amministrazione, quello che vorremmo è veramente intensificare le produzioni interne e progressivamente, come ribadito insomma precedentemente, rafforzare i dipendenti a tempo indeterminato, quindi vedere sempre in base alle normative di legge arrivare insomma a integrare a tempo indeterminato anche quei 100 lavoratori che attualmente fanno parte dei lavoratori precari del Teatro dell'Opera. Ovviamente nelle disponibilità di quelle che sono le risorse finanziarie, sempre rispetto alle normative di legge. E facendo riferimento a quel triennio virtuoso in cui sono stati ottenuti dei grandi risultati, ed è oggettivo. Per cui ringrazio veramente tutti per questa occasione di confronto. Ci sarà modo di continuare a parlare in maniera aperta anche nella Commissione Cultura di lunedì, proprio per dare massima disponibilità e apertura a tutti i lavoratori, ma l'invito è nei confronti di tutti i cittadini che, partendo dal settore culturale, ma in tutti i settori economici, sono in difficoltà in questo momento. Per cui questa amministrazione è qui per darvi voce, per ascoltarvi e per ragionare insieme sulle soluzioni possibili e costruire insieme un paese migliore. Grazie. Grazie.